Ipocentro ed epicentro corrispondono? Non esattamente, ma in realtà la differenza è molto semplice. L'ipocentro è la porzione di faglia che viene interessata dallo slittamento che produce il terremoto e l'epicentro è il punto corrispondente sulla superficie tracciando un'ipotetica linea verticale dall'ipocentro. Oggi in Italia il calcolo di un epicentro e di un ipocentro di un terremoto avviene in maniera automatica e in meno di un minuto dai calcolatori che analizzano i sismogrammi digitali che vengono rilevati dalle centinaia di sismometri che compongono la rete sismica nazionale. E l'ipocentro come si ricava? L'ipocentro è più difficile da essere localizzato. Esso, se situato a poca profondità, con l'ausilio del sismogramma di una quarta dimensione, oltre alle tre già interpretate per l'epicentro, diventa più semplice individuarlo. Infatti, da questo momento si lavora in 3D, con l'introduzione della terza dimensione, cioè la profondità. Si procede sempre per interpolazione, infatti ricaveremo quattro sfere di cui la loro intersezione ci indicherà la profondità del fuoco del terremoto. Solitamente l'ipocentro ha quindi le stesse coordinate dell'epicentro, ma ciò che differisce da esso è appunto la profondità. Giulia!